Alcamo è morto, il 34enne Enrico Coraggi si aggrava la posizione dei due fratelli fermati. Alcamo, la polizia scopre una piantagione artigianale in casa di un operaio arrestato. Mazzara seduta a Fiume, ieri di consiglio comunale sull'ospedale, le rassicurazioni di De Nicola. Trapani, caos e riforma della scuola, la UIL chiarisce alcuni aspetti della cosiddetta fase C. Calcio, terremoto del Mazzara, esonerato Nicola Terranova, al suo posto arriva Tommaso Napoli. Buongiorno a tutti, ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione del TG Vallo che oggi apriamo con la triste notizia del decesso di Enrico Coraggi, il 34enne alcamese ferito nella notte tra venerdì e sabato scorsi ad Alcamo nel corso di quello che gli inquirenti hanno definito un vero e proprio agguato. Il giovane è deceduto ieri all'ospedale Cervello di Palermo dove si trovava ricoverato, dunque si aggrava la posizione dei due fratelli fermati dai carabinieri, ma seguiamo i particolari nel servizio. Non ce l'ha fatta Enrico Coraggi, il 34enne alcamese ferito con un colpo di fucile al petto nella notte tra sabato e venerdì scorso e deceduto ieri all'ospedale Cervello di Palermo, dove si trovava ricoverato in gravi condizioni per le ferite riportate nell'agguato consumato ad Alcamo. A nulla è servito il delicato intervento chirurgico al quale era stato sottoposto l'uomo. Si aggrava dunque la posizione dei due fratelli sottoposti a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri. Francesco e Vincenzo Gatto, rispettivamente di 29 e 22 anni, si trovano rinchiusi nel carcere San Giuliano di Erice, dopo il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria trapanese. Le indagini della procura intanto proseguono per definire ancora meglio i contorni di tale vicenda. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, alla base di quello che è stato definito un vero e proprio agguato, ci sarebbe stato un diverbio e sarebbero proprio i fratelli Gatto i responsabili. Il diverbio tra i fratelli Gatto e la vittima sarebbe avvenuto poco prima delle 2 di notte all'esterno di una paninoteca di Alcamo in Piazza della Repubblica. Alcuni testimoni avrebbero riferito agli inquirenti che Coraggi si sarebbe scagliato contro i fratelli Gatto, colpendo uno dei due al volto con un pugno. Dopodiché il 34enne si sarebbe allontanato a bordo della sua auto, una Renault Scenic, e dopo circa un'ora sarebbe stato ferito. Per i reati di violenza sessuale e violenza privata, un 26enne di Mazzara del Vallo è stato condannato a 6 anni di reclusione. La sentenza è stata emessa ieri dal Tribunale di Marsala a conclusione del processo nel quale era imputato il giovane. I fatti risalirebbero al 2009 e sarebbero avvenuti a Mazzara 2. Secondo l'accusa, il 26enne avrebbe perpetrato le violenze ai danni di una cugina allora 13enne. Le indagini furono avviate dopo la denuncia presentata dalla madre della ragazzina. Il 26enne è stato anche condannato al pagamento di un risarcimento danni di 50.000 euro alla parte civile. E torniamo nuovamente ad Alcamo, dove la polizia ha scoperto all'interno dell'abitazione di un operaio alcamese incensurato una vera e propria piantagione artigianale di marijuana. È scattato inevitabile l'arresto. Il servizio. Con l'accusa di coltivazione di sostanza stupefacente, la polizia ha arrestato un operaio alcamese incensurato. Si tratta del 34enne Stefano Puccio, sorpreso in flagranza di reato ieri mattina a seguito di un blitz eseguito dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Alcamo presso l'abitazione dell'uomo. Da giorni la polizia nutriva dei sospetti circa l'attività illecita esercitata dall'operaio, sospetti che hanno trovato conferma ieri. A casa di Puccio, infatti, i poliziotti hanno rinvenuto un vero e proprio vivaio composto da 44 piante di marijuana, alte circa 1,30 m ciascuna. Le piante si trovavano all'interno di una stanza attrezzata di ventilatore, lampade allo iodio, condensatori e trasformatori di corrente. Rinvenuti anche dei fertilizzanti utilizzati per favorire la crescita delle piante. Una vera e propria piantagione artigianale, insomma, che a Puccio è costata l'arresto immediato. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato condotto presso il carcere San Giuliano di Erice in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Le piante, invece, sono state sottoposte a sequestro.
È stata riaperta in nottata l'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, chiusa ieri pomeriggio a seguito di un incidente verificatosi tra gli svincoli di Gallitello e Salemi in direzione Mazara. Nell'impatto tra un'auto cisterna e un'auto sono rimaste ferite due persone. Sul posto è intervenuto il personale dell'ANAS che per ore ha lavorato per rimuovere il mezzo pesante finito in una scarpata e il gasolio finito sull'asfalto. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e personale del 118. Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Domani mattina a Mazara del Vallo al Teatro Garibaldi si terrà la manifestazione organizzata dall'associazione Demetra in collaborazione con la Polizia. Nel pomeriggio invece al Teatro Rivoli con inizio alle 17.30, Se fa male non è amore, maratona di beneficenza. Saranno presenti psicologi e rappresentanti di polizia, operatrici dei centri di assistenza alle donne vittime di violenza. Ciascuno porterà la propria testimonianza. La manifestazione organizzata da varie associazioni. I fondi raccolti saranno destinati alla realizzazione della stanza dei colori all'interno del locale commissariato di polizia, ovvero un luogo di ascolto e di sostegno per i più piccoli. Concluderà la maratona di beneficenza lo spettacolo teatrale Tadrarite. È terminata ieri pomeriggio la seduta aperta del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo dedicata all'ospedale Abele Aiello. A concludere i lavori è stato il manager dell'ASP di Trapani, Fabrizio De Nicola. Il servizio. L'ospedale Abele Aiello non sarà una cattedrale nel deserto, sarà un ospedale all'avanguardia con personale qualificato. È stata questa in sintesi la rassicurazione fornita dal direttore generale dell'ASPE di Trapani, Fabrizio De Nicola, intervenuto ieri mattina alla seduta aperta del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo dedicata al nosocomio mazarese. Una riunione fiume durata oltre 5 ore, nel corso della quale si sono susseguiti numerosi interventi sia da parte degli esterni che dei consiglieri comunali. A conclusione della seduta è stato il manager dell'azienda sanitaria a rispondere a tutte le osservazioni e alle domande pervenute. De Nicola ha ripercorso tutto l'iter che ha portato alla chiusura prima dell'ospedale e all'avvio poi dei lavori di ristrutturazione, la cui conclusione è prevista per fine febbraio, con un ritardo di alcuni mesi rispetto alla tabella di marcia. Sulla radioterapia, argomento al centro della seduta aperta chiesta da Francesco Foggia ed altri 13 consiglieri, ieri lo stesso De Nicola ha rassicurato tutti sul fatto che a Mazara ci sarà un reparto degno di questo nome. Sul fatto poi che sia prevista una struttura semplice e non complessa, il deputato regionale Nino Oddo, intervenuto alla riunione assieme al deputato mazzarese Sergio Tancredi, si è impegnato a presentare un ordine del giorno all'Arse che impegni il governo a prevedere alla Abele Aiello una struttura complessa. Durante i lavori naturalmente si è spaziato su vari argomenti e non si è parlato soltanto di radioterapia. Per l'amministrazione sono intervenuti gli assessori Silvano Bonanno, Vito Bilardello e Vito Ballatore. Assenti invece l'assessore regionale per la salute Baldo Gucciardi e il sindaco di Mazara Nicola Cristaldi. Sulla seduta di ieri del Consiglio Comunale Mazzarese è arrivato poco fa il commento di Francesco Foggia, consigliere e primo firmatario della richiesta di convocazione della riunione aperta. Sono lieto, ha detto l'esponente del Partito Socialista, dell'impegno preso dalla deputazione del territorio affinché la Commissione Regionale Sanità colga le nostre richieste di prevedere in città un polo oncologico con la radioterapia complessa rispetto all'attuale previsione della radioterapia semplice. Il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, di concerto con il presidente del Consiglio Comunale Enzo Sturiano, ha proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Permanente per le Pari Opportunità. La Commissione è presieduta dall'assessore Anna Maria Angileri. Ne fanno parte consiglieri comunali e rappresentanti di associazioni, organizzazioni e istituzioni pubbliche. Riapre domenica prossima a Mazara del Vallo la biblioteca del seminario vescovile, l'isola che non c'è. La biblioteca si è trasferita nella nuova sede sotto gli archi in Piazza della Repubblica all'interno del Museo dei Giusti. Sarà aperta tutti i martedì dalle 10 alle 12 e venerdì dalle 18 alle 19.30. La biblioteca è rivolta ai bambini da 0 a 12 anni. E ci occupiamo adesso di scuola. Arrivano dalla UIL Trapani alcuni chiarimenti per la cosiddetta fase C della riforma del settore approvata dal governo nazionale. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio.
I docenti titolari di supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto che saranno convocati per firmare una proposta di assunzione in fase C del piano assunzioni 2015-2016 possono rinunciare alla supplenza prima o contestualmente alla data di convocazione per la scelta della sede. Lo rende noto oggi il segretario generale della UIL Scuola Trapani, Giuseppe Termini, che in tal senso ha avuto rassicurazioni in via ufficiosa dalla direzione dell'ufficio scolastico territoriale di Trapani. Riteniamo fondamentale, afferma Termini, chiarire tanti dubbi che stanno tormentando quanti si apprestano a firmare una proposta di assunzione in fase C secondo la legge 107 del 2015. I docenti titolari di supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto, per i quali l'articolo 1,99 della legge 107 del 2015, che prevede il differimento della presa di servizio, possono rinunciare alla supplenza prima o contestualmente alla data di convocazione per la scelta della sede, evitando in tal modo di fare scelte inconsapevoli. In tal caso l'interessato potrà perfezionare la scelta della sede con l'immediata presa di servizio già dal primo giorno utile, cioè successivo alla data di convocazione. La UIL Scuola Trapani, nel rassicurare il personale interessato, auspica l'intervento di una nota da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia che tolga ogni dubbio interpretativo. In provincia di Trapani, gli interessati alla fase C, che saranno convocati a partire da domani, sono complessivamente 349. La Casba sarà al centro dell'incontro dibattito che si terrà sabato prossimo a Mazara del Vallo. L'appuntamento è a partire dalle 17.30 presso il Teatro Garibaldi. L'iniziativa è promossa dall'Istituto Euro Arabo in collaborazione con l'Associazione Alchimia e con il patrocinio del Comune Mazarese. Per l'occasione verranno presentati i risultati di una ricerca condotta da Francesca Rizzo, laureata in antropologia culturale, sull'antico quartiere della città del Satiro. Ci sarà anche Don Francesco Fiorino tra coloro che riceveranno il premio Minerva Anna Maria Mammoliti. L'ex rettore del seminario vescovile di Mazara del Vallo verrà premiato dopodomani a Roma nel corso della cerimonia in programma nella sala della protomoteca del Campidoglio. A Padre Fiorino andrà il riconoscimento riservato agli uomini per aver costituito la Fondazione San Vito e nel 2013 il Centro Socio-Educativo I Giusti di Sicilia. Il premio è giunto alla 26esima edizione. E parliamo adesso di calcio, l'avete sentito nei titoli, terremoto tecnico nel Mazara Calcio, la società ha infatti deciso di esonerare, di sollevare dall'incarico mister Nicola Terranova, il servizio. Nicola Terranova non è più l'allenatore del Mazara Calcio. Il colpo di scena è arrivato ieri sera attraverso uno stringato comunicato con il quale la società canarina ha ufficializzato la decisione di sollevare il tecnico mazzarese dall'incarico. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, giunto all'indomani dell'inaspettata sconfitta in campionato contro la Pro Favara, formazione ultima in classifica nel girone A di eccellenza. La società del presidente Elio Abbagnato ha ringraziato Terranova per la attaccamento mostrato nei confronti della squadra per i risultati conseguiti e ha augurato allo stesso le migliori fortune calcistiche e personali. L'esonero del tecnico mazzarese è arrivato inaspettato nonostante la debacle di Favara. La stagione del Mazara è stata fino a questo momento positiva. I gialloblu si trovano al quinto posto in classifica a soli 4 punti dalla vetta e affronteranno il Gela nella semifinale della Coppa Italia d'Eccellenza. Il ruolino di marcia di Terranova e Company però evidentemente non ha soddisfatto del tutto la nuova dirigenza gialloblu che ieri ha deciso di interrompere i rapporti con l'allenatore. Una decisione che sicuramente farà discutere i tifosi gialloblu. Adesso si attende di conoscere chi sarà il nuovo tecnico del Mazara. Il nome verrà ufficializzato nelle prossime ore. Il nuovo mister dovrebbe già dirigere l'allenamento previsto questo pomeriggio. Tra le ipotesi maggiormente accreditate c'è quella che vorrebbe il nuovo mister canarino Roberto Compagno, ex giocatore del Mazara e soprattutto attuale direttore sportivo del sodalizio canarino. Si vedrà. Intanto l'ormai ex allenatore dei gialloblu ieri ha affidato alla sua pagina Facebook il messaggio di commiato dal Mazara, un messaggio nel quale Terranova ha sottolineato con orgoglio i risultati ottenuti in un anno e mezzo sulla panchina canarina e nel quale ha ringraziato tifosi, società e giocatori.
E c'è un aggiornamento a proposito del Mazzara Calcio, sarebbe infatti Tommaso Napoli il nuovo allenatore della squadra, sono queste le voci insistenti che circolano nelle ultime ore. Dalla società canarina non è ancora arrivata alcuna ufficializzazione circa il sostituto di Terranova, ma sembrerebbe proprio che sia il tecnico palermitano, l'uomo scelto dalla dirigenza per guidare la squadra canarina. Napoli dovrebbe già dirigere il primo allenamento nel pomeriggio, basterà dunque qualche ora per sapere se tali voci siano confermate o meno. Napoli, che da calciatore ha anche esordito in Serie A con il Foggia, avanti esperienza da allenatore con Gela, Castrovillari, Licata, Cosenza, Martina e Taranto. Adesso ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria. Una nota di ciclismo: domenica mattina si svolgerà il trofeo per mountain bike circuito degli Assi, organizzata dall'Associazione Ciclistica Val di Mazzara con il patrocinio del Comune. Il ritrovo è previsto alle 7.45 presso il Santuario Gesù Ti Ama di Contrada Bocca Giletto a San Nicola. La partenza dei concorrenti è prevista alle 10.30. La gara si svolgerà lungo un percorso campestre di circa 4,5 km. Questa era anche l'ultima notizia di oggi del TG Vallo. Grazie come sempre per averci seguito. Arrivederci.